inquadramento storico dell'esistenza del Ministerium secondo la Declaratio. Prima di tutto, la linea temporale del codice di diritto canonico, la cui attuale versione esiste dal 1983 e proseguirà fino alla prossima revisione complessiva del 2000, eccetera. Poi, la linea temporale del documento Universi Dominici Gregis, che regola le elezioni pontificie dal 1996 fino al 2000, eccetera. E infine la linea temporale della Declaratio di Benedetto XVI, resa pubblica l'11 febbraio 2013, i cui effetti sono stati fatti risalire fino al 19 aprile 2005 e giunta al termine della sua validità con la morte di Benedetto XVI, il 31 dicembre 2022. Questa è anche la validità del Ministerium secondo la Declaratio. Infatti, quando Benedetto XVI associa al proprio papato la parola Ministerium, lo fa secondo l'applicazione che ha spiegato nella Declaratio, non secondo il significato di servizio che si trova sul vocabolario di latino. Anche perché col significato di servizio, la parola ministerium è sempre stata associata ai papi, dato che il papa è il servo dei servi di Dio. Per cui il ministerium, secondo l'applicazione della Declaratio, esiste solo dall'11 febbraio 2013. Benedetto XVI lo ha applicato esclusivamente a se stesso e lo ha fatto anche risalire fino al giorno della sua elezione, il 19 aprile 2005. Questi sono i suoi limiti di attuazione. Per cui, semplificando il discorso, indagatori, fatela leggere la Declaratio agli altri, perché è tutto scritto. Papa Benedetto XVI ha affermato di aver ricevuto l'esercizio del munus ufficio secondo la suddivisione della Declaratio, del Ministerium Lavoro e del Servio Servire, secondo l'ultimo paragrafo. Invece, tutti gli altri papi non hanno ricevuto il Ministerium della Declaratio. Questi hanno ricevuto l'esercizio del munus ufficio senza alcuna suddivisione. Anzi, il 19 aprile 2005, nemmeno i cardinali e nemmeno Ratzinger sapevano dell'esistenza del Ministerium secondo la Declaratio. Figurarsi se può esistere la facoltà dei cardinali di conferire il Ministerium all'elezione dei papi nel corso dei secoli. Infine, poiché il Ministerium, secondo l'applicazione della Declaratio, Benedetto XVI lo ha applicato solo a se stesso, esso si è estinto alla sua morte, il 31 dicembre 2022. Ulteriore conferma che non può essere applicato anche ai papi precedenti. Gli altri papi possono essere associati solo al Ministerium secondo il vocabolario. Si tratta di effettuare alcune correzioni alle proprie interpretazioni della Declaratio. Tutto qui. Poi, la Declaratio, la parola munus, la parola ministerium possono anche essere utilizzate per i fedeli per spiegare in modo generico la differenza tra la rinuncia di Benedetto XVI e la rinuncia prevista dal codice di diritto canonico, tipo la rinuncia di Celestino V,
possono essere utilizzate per spiegare la differenza tra l'essere Papa e il fare il Papa, o più precisamente tra il possedere il munus petrino e, secondo la Declaratio, l'esercitare il ministerium per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Comunque, bisogna sempre tener conto che il ministerium della Declaratio è un concetto extra-canonico ed anche extra-storico fino all'11 febbraio 2013. A partire da questo punto, il video diventa molto tecnico. Ed è per coloro che hanno pensato che Benedetto XVI, con la frase «Ministerium a me affidato per mano dei cardinali» il 19 aprile 2005, abbia inteso descrivere a tutti i fedeli i passaggi tecnici che avvengono durante le elezioni pontificie e l'esistenza del Ministerium della Declaratio anche per tutti i papi. No. I messaggi di Benedetto XVI rivolti ai fedeli sono quelli della penultima e dell'ultima udienza generale, il 13 febbraio e il 27 febbraio 2013, perché Benedetto XVI ha indirizzato la Declaratio solo ai cardinali. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro. Per cui, quando ha scritto «Ministerium a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005», ha inteso dare un duplice messaggio ai cardinali, uno riguardante se stesso ed uno riguardante i cardinali. Contraddizione! E andiamo a scoprire i due messaggi. Ehi, scopriamone alcune. Luglio 2023. Mark Voice. Seconda parte di questa indagine generale sulla Declaratio, dopo la prima che trovate cliccando qua in alto. I cardinali conoscono gli argomenti collegati con la Declaratio, come i quattro canoni sul Papa e il regolamento per l'elezione di un pontefice. Pertanto, per arrivare alla conoscenza dei cardinali, di seguito saranno indagati i quattro canoni sul Papa, poi come si svolge l'elezione di un pontefice, poi come avviene la trasmissione del munus petrinum, e infine i due messaggi di Benedetto XVI con la frase in esame. La frase di Benedetto XVI e i quattro canoni sul papato. La frase di Benedetto XVI è indiretta, perciò, prendendola invece letteralmente, emergono delle contraddizioni su ministerium e sull'affidamento, che la rendono senza senso. Qui ci sono i quattro canoni che trattano specificatamente del papato. 331, 332, 333, 334. Poi ci sono anche i canoni sull'elezione del pontefice, quelli sul vescovo emerito, quelli sulla sede vacante, sulla sede impedita, eccetera. Questi quattro canoni sono il punto di partenza di qualsiasi ragionamento, perché sono stati il punto di partenza dei ragionamenti di Benedetto XVI per la composizione della Declaratio. Ora, Benedetto XVI, nella Declaratio, ha prima descritto il Ministerium Lavoro e poi vi ha rinunciato. Ma questa parola è assente nei quattro canoni sul Papa. Pertanto, dato che è assente, Benedetto XVI, rivolgendosi ai cardinali, ai cardinali, ai cardinali,
che cosa ha inteso dire con la frase «Ministerium a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005»? Cominciamo col verificare l'assenza di «Ministerium» nei quattro canoni. Cosa esiste per il papato, secondo il Codice di diritto canonico? Il papato non è un ministero sacro, come il diaconato, il presbiterato, l'episcopato. È un ufficio ecclesiastico, come lo è, per esempio, il parroco, il viceparroco, il cardinalato, eccetera. Come per ogni ufficio ecclesiastico, il canone 145, indagato in questo video, prevede due sole caratteristiche. Il possesso del munus, ufficio, e il dovere dell'esercizio del munus, ufficio. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica. Dunque, si ha il possesso del munus quando si riceve l'incarico o da Dio, come il papato, o dalla Chiesa. Quindi, l'ultima parte, da esercitarsi per un fine spirituale. Questo è l'esercizio del munus. Nel caso del Papa, per quanto riguarda il possesso del munus ufficio, abbiamo il canone 331. Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori. Ossia, il possesso del munus ufficio si verifica nel momento della trasmissione del munus ufficio al nuovo Papa legittimo. Trasmissione che andremo a vedere più avanti. Poi, per quanto riguarda l'esercizio del munus ufficio, abbiamo il canone 334. Nell'esercizio del suo ufficio, il Romano Pontefice è assistito dai vescovi. Inoltre, gli sono di aiuto i padri cardinali e altre persone, come pure diverse istituzioni. Assistenza ed aiuto certamente goduti da Giovanni Paolo II e da tutti i papi precedenti. Questo è ciò che prevede per il papato il codice di diritto canonico e, come si constata, sia in questi due canoni, sia negli altri due, che trattano della potestà sulla Chiesa e della rinuncia al munus ufficio, la parola ministerium è assente. Quindi, per coloro che interpretano la frase in maniera letterale, perché Benedetto XVI ha associato la parola ministerium addirittura alla sua elezione? Ministerium a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005? Lo svolgimento dell'elezione di un Papa. Indaghiamo allora cosa avviene durante l'elezione del Papa, per vedere se c'è l'affidamento di questo ministerium o di altro. Come già indagato in questo video, all'elezione del Papa non avviene alcuna consegna dalle mani dei cardinali alle mani dell'eletto. Prendi, eletto, noi cardinali ti affidiamo questo. Oppure, io, eletto, ricevo dalle vostre mani questo. Questo cosa? Il pastorale? L'anello? L'abito bianco? Niente. Cosa avviene durante l'elezione? Lo descrive la Universi Dominici Gregis, al numero 87. Avvenuta canonicamente l'elezione, ossia quella che noi intendiamo votazione, il cardinale decano, a nome di tutto il collegio degli elettori,
chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? Pausa di attesa. E appena ricevuto il consenso, gli chiede: come vuoi essere chiamato? Stop. Tutti gli atti tra i cardinali e l'eletto sono qui. Il nuovo Papa già esiste. Come si legge, i cardinali, appena ricevuto il consenso, porgono all'eletto semplicemente un'altra domanda. Non affidano niente nelle mani dell'eletto. E l'eletto prende nulla dalle mani dei cardinali. Quindi, concludendo questo punto, la frase di Benedetto XVI, ministerium a me affidato per mano dei cardinali, il 19 aprile 2005, non descrive i passaggi tecnici avvenuti durante la sua elezione. E, inoltre, il ministerium è assente. La frase indica altro. Non è una lezione ai fedeli sulle elezioni pontificie. Parentesi sull'intervento di Gesù nella trasmissione del Munus. Durante l'elezione del Papa avviene pure la famosa trasmissione del Munus Ufficio, indicata nel canone 331. Il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio, munus, concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, come avviene questa trasmissione? È scritto nella Universi Dominici Gregis appena letta. Da una parte abbiamo i cardinali, che scrivono sui foglietti il nome che ciascuno gradisce. Poi fanno il conteggio per verificare se c'è un nome che abbia ricevuto il numero di voti sufficienti per essere considerato eletto. Quando l'eletto c'è, il decano gli rivolge la domanda del numero 87. Accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? A questo punto della trasmissione del munus termina il compito dei cardinali e tutto si ferma in attesa della risposta dell'eletto. Dall'altra parte c'è l'eletto che può o accettare l'elezione oppure non accettare l'elezione. Se non accetta, i cardinali fanno un'altra votazione. Invece, cosa accade quando l'eletto accetta? Lo specifica la Universi Dominici Gregis al numero successivo, 88. Dopo l'accettazione, l'eletto è immediatamente vescovo della Chiesa romana, vero Papa e capo del collegio episcopale. Lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale e può esercitarla. In questo modo l'eletto, con l'accettazione dell'elezione da parte dei cardinali, completa la trasmissione del munus ufficio petrino dal papa precedente a se stesso. Quel munus ufficio, come dice il canone 331, concesso dal Signore singolarmente a Pietro. Ossia, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa.
è tutto qui e tutto è qui. Quando il conclave è legittimo e lo svolgimento segue sufficientemente le regole ecclesiastiche del periodo storico, allora avviene la trasmissione del munus. Secondo le regole attuali, la misteriosa trasmissione del munus avviene al 50% da parte dei cardinali, con la votazione, e al 50% da parte dell'eletto, con l'accettazione dell'elezione. Cardinali ed eletto. Tutto qui. Poi, se Gesù interviene, lo sapremo nell'aldilà. Chiusa parentesi. Dov'è il ministerium nell'elezione di Joseph Ratzinger? Applichiamo al cardinale Joseph Ratzinger il numero 88 della Universi Dominici Gregis appena letto. Dopo l'accettazione, l'eletto è immediatamente vescovo della Chiesa romana, vero papa e capo del collegio episcopale. Ossia, il 19 aprile 2005, appena Ratzinger ha detto sì, oppure ha detto accetto l'elezione, oppure ha detto qualunque altra cosa simile, a partire da quelle parole è stato immediatamente vescovo della Chiesa romana, vero papa e capo del collegio episcopale. Ossia, tutto è dipeso dalla sua accettazione dell'elezione. I cardinali non gli hanno detto: noi ti abbiamo votato come nuovo papa e perciò ti affidiamo questo e quest'altro. No. No. Poi, in questo tutto che ha ricevuto Ratzinger col suo sì, il suo ministerium è assente perché ancora non esisteva. La Declaratio l'avrebbe scritta solo 8 anni più tardi. Il 19 aprile 2005, Ratzinger, con la sua accettazione, è divenuto titolare dei 4 canoni sul Papa, il 331, il 332, il 333, il 334. Allora, perché Benedetto XVI ha scritto ai cardinali: ministerium a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, quando invece il 19 aprile 2005 il ministerium della Declaratio ancora non esisteva e quando tutto è dipeso non dalle mani dei cardinali, ma dalla sua accettazione dell'elezione? I 2 messaggi di Benedetto XVI ai cardinali. Dalla enorme differenza tra la frase e la realtà, è evidente che Benedetto XVI non ha inteso spiegare ai fedeli lo svolgimento dell'elezione del Papa, ma ha voluto dare un doppio messaggio ai cardinali, ai cardinali, ai cardinali. Il primo messaggio è l'associazione del ministerium secondo la Declaratio con la sua elezione al papato. Il secondo messaggio, ma questo è probabile, è sull'unico ruolo dei cardinali nelle elezioni dei pontefici, con particolare riferimento al conclave successivo. Per comprendere più facilmente i 2 messaggi, la frase può essere letta ponendo separatamente l'attenzione una volta su ministerium e una volta su per mano dei cardinali. Il primo messaggio ai cardinali. Qui il discorso è parecchio tecnico. Semplifichiamo la frase per concentrarci sul primo messaggio.
Ministerium, a me affidato il 19 aprile 2005. Iniziamo a ragionare su un certo obbligo da parte di Benedetto XVI di spiegare ai cardinali l'origine di quello che lui ha definito Ministerium Lavoro. Infatti, il Ministerium della Declaratio, come definizione del 50% delle attività del Papa, è una cosa completamente inventata da lui, l'11 febbraio 2013. E qualche cardinale avrebbe potuto dire che non poteva essere preso in considerazione e qualcos'altro ancora. Allora Benedetto XVI, nella declaratio stessa, doveva pure indicare che il suo ministerium lavoro proveniva dall'elezione pontificia e dunque che faceva parte dell'esercizio del munus petrino sin dall'inizio del suo pontificato. Allora, ricapitolando, come riassunto velocemente nella prima parte di questa indagine e come indagato più in dettaglio nel video qua in alto, Benedetto XVI usa Ministerium Lavoro per definire un gruppo di attività svolte anche da tutti i papi prima di lui. Ossia, Ministerium Lavoro è una nuova definizione per differenziare alcune attività da altre attività del solito esercizio del munus petrino. Le attività del papato, definite ministerium lavoro, sono quelle che prima ha indicato con le opere e con le parole, e che poi ha specificato in governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Infatti, subito dopo queste specificazioni, scrive: vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministerium lavoro a me affidato. Prima volta che usa la parola ministerium e prima volta che usa il verbo affidare. Indagatori, fatela leggere la declaratio agli altri, perché è tutto scritto. Ora, poiché queste attività, ministerium, lavoro, fanno parte del solito esercizio del munus ufficio, specie l'attività del governare la barca di San Pietro, si può effettivamente e indirettamente dire che il ministerium lavoro della declaratio è stato affidato con l'elezione papale. Per cui la frase ministerium a me affidato il 19 aprile 2005 non indica nulla sullo svolgimento delle elezioni dei papi precedenti, ma nella sostanza è corretta da un punto di vista canonico, anche se la parola ministerium lavoro è stata coinvolta nei quattro canoni sul Papa solo successivamente e in modo indiretto. Anzi, non solo successivamente, ma anche retroattivamente, in quanto comunicata pubblicamente l'11 febbraio 2013, è stata fatta risalire fino al 19 aprile 2005. Insomma, è una frase con un'applicazione indiretta e retroattiva. Comunque, la stessa associazione, ancora più indiretta, del Ministerium della Declaratio con l'elezione pontificia, si può ricavare anche dall'ultima udienza generale del 27 febbraio, al punto in cui Benedetto XVI dice, riferendosi al giorno successivo, «Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa,
Infatti, in questa frase, il governo della Chiesa è associato alla potestà. E la potestà, come dice il canone 331, si riceve col munus officio, il vescovo della Chiesa di Roma, in forza del suo munus officio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente. L'espressione in forza del suo munus officio significa che l'ha ricevuta in conseguenza diretta della ricezione del munus officio. Quindi, ricapitolando, è tutto un discorso indiretto. All'inizio abbiamo la declaratio. Il ministerium lavoro è associato al governare la barca di San Pietro. Poi, ultima udienza generale. Il governo della Chiesa è associato alla potestà. Poi, canone 331. La potestà si riceve in forza del suo munus officio. Conclusione. Anche il ministerium lavoro della declaratio, Benedetto XVI lo ha ricevuto in forza del suo munus officio. È tutto un discorso indiretto, però alla fine si può effettivamente affermare ministerium a me affidato il 19 aprile 2005. E si può anche addirittura specificare ministerium a me affidato in forza del munus officio il 19 aprile 2005. Comunque, che si sia d'accordo oppure meno con Benedetto XVI e il suo ministerium della declaratio, questi, nel pieno della sua autorità papale, ha affermato, con validità solo per se stesso, l'esistenza di un gruppo di attività denominato Ministerium Lavoro, facente parte del solito esercizio del munus officio petrino. E ha pure affermato che questo gruppo di attività, Ministerium Lavoro, gli è stato affidato al momento della sua elezione. Ministerium a me affidato il 19 aprile 2005. Punto. Il Papa ha parlato. E ha parlato solo con applicazione verso se stesso, senza pretesa di validità universale per tutti i papi successivi. Legittimi. Il secondo, probabile, messaggio ai cardinali. Passiamo al secondo messaggio rivolto ai cardinali, quello sul loro unico ruolo nel conclave successivo. Questo punto è composto da una parte dimostrata ed una parte ipotetica. Poniamo l'attenzione sull'espressione per mano e semplifichiamo la frase in per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Nella declaratio si osserva che questa frase, oltre a trattare dell'origine del ministerium secondo la declaratio, è anche quella di collegamento tra l'argomento della sua rinuncia e l'argomento dell'elezione del suo successore, quello legittimo. Infatti, subito dopo scrive della sede vacante, della convocazione del conclave, dell'elezione del nuovo pontefice. Ora, se il 19 aprile 2005 Benedetto XVI afferma che i cardinali sono stati le mani della sua elezione, chi sarà stata la testa della sua elezione? Il codice 331 dice che l'incarico di papa per fare il papa o che il munus petrino per l'esercizio del munus petrino
proviene da Gesù, il proprietario della Chiesa, il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore, singolarmente a Pietro. Per chi avesse dei dubbi, si confronti anche con San Paolo, che dice espressamente: egli, Gesù, è anche il capo del corpo della Chiesa, Colossesi 1,18, e anche lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, di Gesù. Efesini 1,22-23. E infine, così come Cristo è capo della Chiesa. Efesini 5,23. Di conseguenza, l'affermazione per mano dei cardinali il 19 aprile 2005 può essere integrata con questo sottinteso: per volontà di Gesù e per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Dunque, e ora veniamo alla parte ipotetica, Benedetto XVI, con questa frase che parla del passato, ma che parla pure al futuro, quando dovrà essere convocato da coloro a cui compete, ossia dai cardinali a cui compete, il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice, con questa frase potrebbe auspicare che quei cardinali del presente, ai quali non compete la convocazione del conclave, rimangano delle semplici mani della volontà di Gesù, come lo sono stati il 19 aprile 2005. Altrimenti, se eleggeranno un papa prima della sua morte o prima della sua effettiva rinuncia al munus ufficio, questo sarà un papa non solo per mano dei cardinali, ma anche per volontà dei cardinali. Dunque non sarà un papa della Chiesa di Gesù, non sarà un papa del canone 331, il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore, singolarmente a Pietro, ma sarà solo un papa della Chiesa dei Cardinali 2013, come poi è avvenuto. Conclusione: la frase è corretta, la frase non è valida per gli altri papi. Dall'indagine si ricavano due conclusioni. La frase «ministerium a me affidato per mano dei cardinali» il 19 aprile 2005 è corretta, ma per comprenderla occorre un minimo di cultura ecclesiastica cardinalizia. Infatti, presa alla lettera, non ha riscontri né con il codice di diritto canonico né con gli altri documenti. Seconda conclusione, la frase è valida solo per Benedetto XVI, perché solo lui ha suddiviso l'esercizio del munus in due parti, di cui una chiamata ministerium lavoro. Perciò solo lui si attribuisce di aver ricevuto all'elezione l'esercizio del munus nella suddivisione del ministerium lavoro e del servio servire, ricavato dall'ultimo paragrafo. Invece, tutti gli altri papi precedenti non hanno dovuto fare questa suddivisione perché hanno potuto portare avanti tutto l'esercizio del munus ufficio fino alla morte. Prossimo video di questa serie sarà un extra di questa indagine. La dietrologia possibile, il complottismo lecito e logico e anche suggerito da Benedetto XVI
nella declarazione. Alla prossima, indagatori, e cominciate ad aiutare anche gli altri a leggere la declarazione. Alla prossima!